Eccoci presso il consorzio RFX. In questi laboratori lavora il gruppo di Padova per ricerche sulla fusione. Qui c'è il cuore, in altre parole, della ricerca sulla fisica e sull'ingegneria della fusione che si svolge a Padova, anche in collaborazione con il nostro Ateneo. La ricerca a Padova nasce infatti in ambiente universitario, la ricerca sulla fusione, verso la fine degli anni 50, quando appunto in tutto il mondo cominciava il fermento attorno a queste attività. Verso il 58-59, presso l'allora Dipartimento di Ingegneria Elettrotecnica, sorge un gruppo, in collaborazione anche con il Dipartimento di Fisica, che mette insieme una serie di esperimenti che si protrarranno fino a circa la fine degli anni 80. Alla fine degli anni 80 il gruppo si sposta in questa sede, dove prende forma il Consorzio RFX. Il Consorzio RFX è un consorzio di ricerca che ha come suoi soci l'Università di Padova, il CNR, l'ENEA, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e le Acciaierie Venete. Presso il consorzio lavorano circa 160 persone, ricercatori, tecnici, personale amministrativo, e qui, in altre parole, si fa la ricerca sulla fusione padovana. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Al consorzio RFX sono attive due linee di ricerca che si concentrano attorno a due esperimenti principali, RFX e la Neutral Beam Test Facility. RFX è una ciambella toroidale, qui ne vediamo un modello in scala 1 a 5, la realtà è molto più grande, la vedremo in una delle prossime puntate, ed è appunto un esperimento nel quale si studia il confinamento, le proprietà dei plasmi di interesse per la fusione. RFX comincia le sue operazioni nel 1991 e da allora in sostanza ha operato per molti anni con risultati di grande valore, in particolare negli ultimi anni concentrandosi sulla fisica e l'ingegneria dei controlli attivi del plasma, i cosiddetti controlli in feedback, argomento sul quale appunto RFX ha prodotto numerosi risultati di grande valore. Uno dei momenti più importanti per la ricerca svolta su RFX è stato nel 2009, quando con un nostro risultato siamo riusciti addirittura ad ottenere la copertina, l'immagine di copertina della prestigiosa rivista Nature Physics. Ma nel corso degli anni RFX ha ottenuto veramente numerosi risultati di grande valore sul confinamento del plasma, sui processi di auto-organizzazione, sullo studio della stabilità e in particolare anche sullo studio dei controlli attivi, cosiddetti controlli in feedback. RFX è dotato di uno dei sistemi più avanzati e più completi per lo studio e il controllo della stabilità dei plasmi. Oltre ad RFX, il secondo grande esperimento che è in attività presso i laboratori del consorzio RFX è la Neutral Beam Test Facility, che anche andremo a vedere in una delle prossime puntate. La Neutral Beam Test Facility è un grande laboratorio nel quale verrà costruito un prototipo in scala 1 a 1 dell'iniettore di particelle neutre di ITER. Cos'è l'iniettore di particelle neutre di ITER? È una sorta di accendino di questo grande esperimento ITER, appunto. Esso ha il compito di riscaldare il plasma di ITER fino alle temperature necessarie per la fusione e lo fa iniettando appunto un fascio di particelle che entrano nel plasma appunto e lo riscaldano. Ma RFX e la Neutral Beam Test Facility non sono le uniche due attività del consorzio RFX. Ce ne sono molte altre, ci sono attività di ricerca su spin-off della fisica del plasma, ci sono attività di ricerca in collaborazione con altri laboratori internazionali e c'è in collaborazione con l'Università di Padova una grande attività di formazione. Presso il Centro di Ateneo per Ricerche sulla Fusione, che ha sede proprio qui al Consorzio RFX,
è attivo il dottorato internazionale in fisica ed ingegneria della fusione. Un dottorato appunto che attrae studenti di varie università e nel quale si fornisce una formazione di alto livello appunto sulla fisica e sull'ingegneria della fusione. Quindi in buona sostanza una sorta di nursery per le nuove generazioni di fisici e ingegneri della fusione.